Bentornati amici della Non Solo Libri, un mega unboxing, tre prodotti meravigliosi di un lontano passato che sono tornati a trovarci. Perché? Perché tanti di noi, o della mia età, ma anche molto più giovani, si sono innamorati, affascinati da questi miti degli anni 80, del fumetto e dell'animazione. Ebbene ragazzi, ma cosa stiamo qui a parlare? Abbiamo voglia di aprirli, io soprattutto, sempre come se le mie mani fossero le vostre, e andiamo a vedere se queste straordinarie opere vere d'arte del giocattolo moderno per adulti sotto certi aspetti vale la pena di, insomma, investirci i nostri soldi, di portarli a casa e di farli entrare a far parte della nostra personale collezione di gadget, perché anche quella è una straordinaria collezione. Che dite, andiamo ad aprire? Sigla! Voilà, eccoci qua ragazzi, miti degli anni 80, Koji Kabuto. Questa volta siamo in casa, nella casa del vinile, capirete il perché naturalmente. Kenshiro, Fire of North Star Story, insomma, il grandissimo Ken il guerriero, ok? E poi naturalmente il mitico, una versione Good Smile Company, non me l'aspettavo, in vinile, del mitico Mazinger Z del grande Go Nagai, idem Koji Kabuto. Naturalmente qua invece abbiamo Boronson e Hara, insomma altri due straordinari autori. Lo aspettavate in tanti, usciranno altri personaggi. Incominciamo ragazzi, è veloce, dobbiamo vedere come sono questi prodotti, quindi in realtà non faremo i classici unboxing molto lunghi eccetera eccetera, assolutamente no. Quindi andiamo veloce. Allora, questo lo vorrei tenere per ultimo perché secondo me è la cosa che potrebbe essere bellissima, come potrebbe essere gneca gneca, insomma. Allora andiamo a vedere intanto il nostro mitico Koji Kabuto, in questo caso nella versione legata al mondo di Grandizer o di Goldrake in Italia. Guardate, voilà, mamma mia che bello quel Grandizer, scusate, ritorniamo così, ormai non ci sono più regole. Andiamo ad aprire la nostra confezione e vediamo subito che cosa troveremo all'interno della scatola. Non credo tantissimo, ok? Voilà, Dynamic Planning, Move the Gadget, la produzione, prodotto in Italia, Campomaggio, Terni, ragazzi, mamma mia. Grandi ragazzi, ci seguono e gli piacciono questi video, magari si vogliono provare, contattarci, ragazzi, appunto, di Move the Gadget, ok, per magari, non so, farci vedere altri prodotti, magari darceli così solo ed esclusivamente per fare un video, io sono molto disponibile. Scatola cartone, scusatemi, mi sono un po' perso. Scatola cartone, eccola qua. Non è che abbiamo chissà che cosa, abbiamo naturalmente la raffigurazione in grafica 3D, quindi non esattamente la figura, diciamo, che vediamo è disegnata. Koji Kabuto, vinyl figure, Koji Kabuto. Qui ancora la vinyl figure, forse qui si vede un pochino meglio, però i colori sono sfalsati, dopo li vediamo. Bella l'idea di aver messo, guardate qua, se riesco a farvelo vedere, ok, poi lo allargo. Koji Kabuto, uno dei protagonisti, UFO Robo Grandizer, vabbè, in realtà bisognerebbe anche mettere che è il pilota, tra virgolette, del Mazinger Z, comunque sia. E non solo di quello sfigatissimo UFO piccolino che gli avevano dato nel mitico anime di Grandizer o Goldrake, che dir si voglia, voilà. Cosa troviamo dentro? Un box non in polistirolo, peccato, ma ancora in plastica a vetrina, senza scotch né niente. No, c'è ancora un po' di scotch qui, lo andiamo a togliere. E che cosa abbiamo dentro? Naturalmente semplicemente una figura statica e la sua base. Andiamo a togliere anche, voilà. Allora, qui abbiamo una base vuota, tra l'altro, cioè qui è, lo vedete, con naturalmente i cosini, gli spuntoni, per poi andare a inserire il nostro Koji Kabuto, e andiamo a vedere il nostro Koji Kabuto nel dettaglio. Andiamo a allargare, come sempre, eccolo qua. Beh, qui naturalmente sono un pochino storti perché il vinile, come ben sappiamo, è molto morbido, ma poi si riprenderà sicuramente nella forma. Colorazione, dettagli classici di un prodotto del genere.
fanno, è stato fatto il lavoro che doveva essere fatto su una collezione del genere. Mi piace molto la dimensione, nel senso che comunque sia non è piccola, quindi non sfigura magari al mio, di fianco al mio Actarus o alla mia Maria Fled e via dicendo, che ho di un'altra azienda che prima trattava questo tipo di, naturalmente, di prodotti, di piccole opere artigianali. Perché ragazzi, una delle cose interessanti da valutare è che sono, si sente che sono veramente veramente artigianali, ok? Cioè si vede che sono fatti da un'azienda piccola che vuole crescere e che comunque sia ha preso dei diritti, che quindi deve sfruttarli. Le colorazioni così molto, come posso dire, satinate, mettiamola così, matte, ok, mi piacciono veramente tanto, lo rendono ancora più una figure vintage, nonostante naturalmente le forme dei muscoli, dei pettorali e via dicendo, invece la fanno, la rappresentazione insomma finale è comunque molto 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 moderna. Mettiamo da parte il nostro Koji Kabuto e andiamo a prendere il voilà Good Smile e vedremo anche la differenza. Cambia il prezzo non così tanto e uno dirà mi, però tra una cosa e l'altra effettivamente vediamo se effettivamente può cambiare naturalmente la qualità. Andiamo ad aprire il nostro mitico Great Mazinger, anche Emanuele, insomma, su via. Allora, cosa troviamo anche qui? Scusatemi, sono non di fretta, ma voglio farvi vedere il più possibile nel minor tempo possibile. Non voglio fare il classico video miei da 30 minuti, insomma. Abbiamo un box a finestra, vediamo già fondamentalmente cos'è il prodotto, com'è, cioè lo vediamo, dai, su via. Scatola che mi sarei aspettato, bella la parte posteriore, scatola che mi sarei aspettato sinceramente un pochino più deluxe, perché Good Smile ci ha abituato comunque a un packaging effettivamente molto 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 bello. Tutti questi prodotti sono distribuiti da Cosmic Group, io lo dico sempre, non devi evitare. Cosmic non ci paga né niente, anzi, però è giusto che ognuno fa il suo lavoro ed è giusto che venga comunque sia richiamato il nome di chiunque faccia qualcosa in Italia. Abbiamo una parte in plastica trasparente come protezione, scatola all'interno come potete vedere in cartone e si estrae facilmente, sotto c'è la base, si estrae facilmente il nostro Mazinger Z. Allora, prima sensazione classica da vinyl gadget, da giocattolo in vinile. La colorazione, ragazzi miei, questa Good Smile non ha fatto i compiti. Una colorazione raffazzonata, oserei dire, per il mio mito, il mio robot preferito in assoluto, la mia storia robotica preferita in assoluto. Si muovono naturalmente questa parte della gamba, diciamo, ok, vediamo se anche il piede, no, non è separato, quindi questa parte è un unico tronco. Si muove l'avambraccio, ok, e naturalmente nel punto della spalla. Vediamo la testa, no, è fissa. Quindi pochi movimenti, è il classico prodotto kawaii da esposizione. Andiamo a vedere nei dettagli, la colorazione del nero non è venuta perfettamente, mentre il blu, il grigio, il rosso, il dorato, l'argentato e via dicendo, e l'azzurro qui del vetro del overpilder, non è il jetpilder, in questo caso, come potete vedere, vedete che ha le pale da Overcraft. Ok, tutto sommato è venuto effettivamente bene. Solo per grandi 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 malati di Mazinger come me, credo. È un'evoluzione, potremmo rappresentarlo, è il contraltare della linea Funko Pop, quella un pochino più grande, quella da 50 60 70 euro, dedicata al mondo di naturalmente Gonagai, in questo caso Mazinga. Sappiamo che poi usciranno anche altri robot sempre di Gonagai, quindi Good, e anche altre cose. Quindi Good Smile, secondo me, stai cercando di affilare gli artigli per in qualche modo andare, non so perché, magari a contrastare anche l'egemonia, che il potere, diciamo, che sta prendendo Funko per quanto riguarda i gadget in vinile, almeno così credo. Andiamo a spostare per l'ennesima volta l'altra scatola e andiamo a prendere, diciamo, l'articolo più particolare di questa linea. In questo caso ho già notato una cosa, che Medicos o Medicom, vabbè, non mi ricordo l'azienda come si chiama, boh,
la troverò, no. Vabbè, ma chi se ne... non utilizza scotch. E secondo me un po' va bene, un po' non lo so. Allora, scatola anche qui. Mamma mia, oggi sono veramente... ho la testa ovunque, ma proprio perché mi avevo una voglia di farvi vedere questi gadget in anteprima. First of the North Star, il mitico Kenshiro, tante scritte, naturalmente il logo mitologico, ancora Kenshiro, qui vedete, vediamo il prodotto com'è, vediamo purtroppo e per fortuna come hanno tentato di nascondere sotto certi aspetti le articolazioni, ma naturalmente lo vedremo dal vivo, insomma, anche qui le varie possibilità meravigliose di poter naturalmente posizionarlo nella maniera migliore possibile, e naturalmente tutta la serie di gadget che già le avevamo trovate in altre produzioni in un passato remoto, dedicate naturalmente al mito di First of the North Star o di Ken il guerriero, che dir si voglia. Allora, neanche qui qualche grafica particolare, bisognerebbe farsela tradurre. Apriamo, abbiamo il solito blister in plastica, appoggiamo un attimino la scatola qua, tanto per anzi così, che almeno vediamo un attimino il nostro Ken. E all'interno abbiamo delle istruzioni che sicuramente ci permetteranno di capire, vedete un attimino uno specchietto, come muovere le varie articolazioni, e ci tengono a precisare come ci siano veramente tantissimi punti per poterlo appunto mettere in tantissime posizioni. Qui troviamo la base d'appoggio e gli effetti degli attatatatata pugni. Questa me la potevo risparmiare. Va bene, qui abbiamo gli altri accessori, le mani, il viso, una sorta di effetto, tra virgolette, del colpo, naturalmente, che il nostro grande Ken è abituato a dare agli stolti che cercheranno in qualche modo di combattere contro di lui. E andiamo a tirare fuori il nostro mitico Kenshiro, ragazzi, mamma mia, scusatemi, voi non vedete, ecco, adesso ve lo faccio vedere bene, io lo sto guardando non più in camera ma dal vivo, la colorazione è da pazzi, ragazzi, ma state guardando, mio Dio, mamma mia, che bella! Guardate i punti di articolazione, anche solo, vedete? Sono due livelli, c'è questo sopra e quello sotto. Mamma! Guardate anche qui, non mi piacciono, lo sapete, ormai mi conoscete, ve l'ho già detto 600 volte. Non mi piace il tipo di articolazione, però se io stendo il braccio, vedete, hanno cercato di trovare un sistema, c'erano già in quelli di JoJo in realtà, però vabbè, della stessa azienda. Comunque sia, hanno trovato, non vi ho mai fatto un video, quindi, il sistema di comunque sia cercare di trovare una soluzione per averlo, diciamo, meno invasivo possibile, ok? Vedete anche nel ginocchio, certo che se noi lo mettiamo così si va a vedere, a estremizzare la parte naturalmente della complessa dell'articolazione, però guardate anche gli stivali, guardate il passaggio tra una colorazione satinata e una colorazione, diciamo, micalizzata, di una colorazione argentata e via dicendo, ok? Mamma, che bello! Ma il viso è qualcosa di eccezionale. No, vado fuori fuoco, ecco il massimo. Poi cercherò di allargare il più possibile. Ragazzi, mi sono innamorato, veramente. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Qualcosa che mi ha stupito. Non credevo fosse così bello. Veramente, e a me, ripeto, ve lo dico sempre, preferisco ormai lo statico e il mobile solo nel robotico, perché il robotico deve essere così, l'umanoide eccetera. Tra poco arriveranno delle action dedicate al mondo di Dragon Ball, dove hanno trovato un sistema
per togliere le articolazioni, ma per permettere di muoverle. Io sono curiosissimo, arriveranno, ve le farò vedere naturalmente in un video. Credo che il primo personaggio naturalmente era stato Goku, che ritornerà perché era andato fuori catalogo. Adesso arriverà Vegeta. Io volevo aspettare Vegeta perché, vabbè, per me è il personaggio più, a me, no, a me è quello che è sempre piaciuto di più in assoluto del mondo di Dragon Ball, anche Goku naturalmente. Allora ragazzi, potete veramente metterlo in qualsiasi posizione. Guardate solo così, che sembra che salti. Mamma mia. Ah, ritorniamo bambini con queste cose, per fortuna, e servono per in qualche modo farci stare un pochino meglio. Ragazzi, eccezionale, veramente, mi sono piaciuti tutti e tre, ma questo Kenny il Guerriero è di una tamarraggine e bellezza insieme, un mix. Sembra di essere in uno dei primi Fast and Furious, che quando il franchise dei film eccetera era ancora al top, macchine, belle ragazze, velocità e un po' di sana azione e brutalità come i film americani di quel periodo ci avevano naturalmente abituato. Kenny il Guerriero, beh, in qualche modo è legato al mondo di Mad Max, al mondo della violenza, ma che non è mai fine a se stessa a un certo punto, perché va in difesa del più debole, quindi questo è un bel insegnamento. Anche se la violenza è sempre sbagliata, naturalmente, ricordatelo. Bellissimo Kenny il Guerriero, eccolo qua, lo appoggiamo, vi faccio rivedere il nostro mitico Koji Kabuto. Boom! Straordinario, ragazzi, veramente straordinario. E naturalmente vi faccio rivedere, oplala, il mitico Mazinger Z in versione coccolina, coccolosa, kawaii, da abbracciare e portarsi magari a letto quando si fanno brutti sogni. Questo veramente prodotto può andare bene anche in mano magari a un bambino non, diciamo, un pochino al di sotto dell'adolescente, ecco, mettiamola così, anche se questa parte qua e questa parte qua è un po' spigolosa. Boh, no, ni, state attenti. Insomma, veramente belli tutti e tre, ragazzi miei, straordinari, eccoli qua, voilà, voilà, eccoli qui, boom. Andiamo ai saluti. Allora ragazzi, ma questo Koji che cosa gli diciamo? Molto vintage, molto soft vinyl, eccetera eccetera, però ci sta, riporta insomma un pochino indietro nel tempo, per non parlare di questa straordinaria, bellissima, sempre Good Smile tra l'altro, ragazzi, soft vinyl anche in questo caso, di questo Mazinga Z, di questo Mazinger Z del mitico Go Nagai, tra l'altro pilota. Ok, anche se quella lì è, diciamo, la visione del costume di Alcor nella serie Goldrake Grandizer in originale, quando guidava purtroppo un offetto invece dello straordinario Mazinger Z. Insomma, ragazzi, veramente bello, veramente particolare, mi è piaciuto anch'esso. E abbiamo visto la prima action figure dedicata al mondo di Hokuto no Ken, Ken il Guerriero in Italia, dedicata naturalmente al nostro mitico Ken Shiro. Prossimamente uscirà anche Rao e altri personaggi. Ragazzi, costano veramente veramente tanto in questo caso, però avete visto quanto sono fatte straordinariamente bene, vero? L'action figure, il fatto di avere insomma i movimenti e quant'altro a vista, le cerniere, chiamiamole così, le articolazioni, via dicendo, beh, scema un po', no? Quindi lo trasporta per forza di cose in qualcosa di più giocattoloso di quello che è. Ma la colorazione, insomma, vabbè, l'avete visto nel filmato. Io ci sono rimasto veramente piacevolmente sorpreso, perché ho già alcuni prodotti della, non mi ricordo mai come cavolo si chiama, Max Factory forse? Dovrebbe essere, scusatemi, non mi ricordo, Max Factory comunque dovrebbe essere. Vabbè, comunque sia, che aveva già fatto qualcosa per quanto riguardava la linea dedicata naturalmente al mondo di JoJo, del grandissimo Araki. Insomma, qui abbiamo un'altra star, un altro mito naturalmente del fumetto e dell'animazione, che è il mitico Ken il Guerriero, Ken Shiro, insomma. Ken sei tu. Vabbè, la canzone. Oh, comunque, ragazzi, la sigla di Ken il Guerriero italiana straordinaria. Vabbè.
Se non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi a questo canale di informazione fumettistica, gadgetistica e quant'altro ci venga in testa. Ragazzi, manca poco per il nostro approdo sul canale Viola, per qualche live un po' a tarda serata, ma per tenerci compagnia solo per quello e parlare naturalmente delle nostre passioni più incredibili, fumetto e quant'altro. E poi, beh, vi aspetto su tutti i social e se siete della zona o nella zona, nel nostro fantastico negozio in via Stoppani 75 a Serigno, davanti a un fantastico parco. Insomma, io ho detto tutto, voi prendete qualcosa di questo, io spero di sì. Insomma, di aver colpito qualcuno di voi facendogli vedere queste meraviglie che arriveranno, voi vedete questo video domenica, ma questo materiale arriverà e approderà sulle nostre, sui nostri scaffali a partire da lunedì. Onde evitare, insomma, vedrete le foto come al solito, perché insomma ci dobbiamo un po' lavorare sopra questo materiale, cose nostre. Cosa nostra, no, basta, non scherziamo su cose che, su cui non si dovrebbe scherzare, onde evitare. Ragazzi, un abbraccio virtuale dal vostro Emanuele Tosetti e ci vediamo sicuramente almeno in un nuovo video. Ciao!